Level up your listening with Bose Comfort Ultra earbuds and headphones with immersive sound and world-class noise cancellation for a not-so-silent night. Visit Bose.com/slash/Spotify to shop sound that's more than a present. Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in-store or at hm.com. Polo G è veramente uno dei rapper più in forma a livello internazionale e che porta questa roba dell'hip hop veramente ancora ad alti livelli. cioè per me è veramente uno degli eredi di tutta quella scuola eh, di cui facevano parte i vari Eminem che poi Kendrick Lamar cioè per me Polo G è veramente uno dei pochi che può dire faccio questa roba, faccio l'hip hop lo faccio bene anche oggi e, e mi piace molto quello che dice e quello che porta fondamentalmente anche in questa collaborazione dove c'è appunto Lil Dark e ci, mh, se, insomma ci tengo a dirlo perché eh, Lil Dark ha portato diciamo, il mood di un brano come questo, No Return, già nel concept di eh, voci dei protagonisti, insomma il disco con Lil Baby, perché praticamente ehm, in questo brano si, si parla, eh, a parte l'attitudine con cui viene affrontato il brano, ma si parla comunque di scelte passate che si ripercuotono nel presente si parla di questi personaggi che comunque si soffermano a, a riflettere su quello che è stato e su quello che è dice piccoli bambini diventano uomini adulti. Veniamo da culle disfunzionali. C'è l'ammissione della disfunzionalità di un certo mondo che non è neanche colpa tua perché ci nasci all'interno. Quindi anche qui mi piace questo, questo mood di ridimensionamento di un mondo che invece è stato sempre ostentato negli ultimi anni e poi ripreso da tutto il mondo. Ma con fare diciamo da pagliacci ridicolo. Invece qui no. Qui ti dice, devi, de devo imparare a giocare la mano. Dice, non metterti mai troppo a tuo agio. Non stare nella comfort zone in un mondo che ti distrugge. Perché poi ti ritrovi ad essere una persona che non sei. Dice, questa è una piccola merda. Puoi pensare che sia sexy. Finché i veri assassini non vengono e ti umiliano. Eh, stavo guardando mo' su Netflix un film, 4 Brothers. In cui praticamente c'è questo gangster che prende a uno dei suoi scagnozzi, gli butta il cibo a terra e gli dice: Mangialo, cane. Lì che devi fare? Che devi fare là? cose: O gli spari in testa, oppure gli fai fare vent'anni di galera. Poi dice, Ah, un infame, un infame, mi, mi, mi vuole umiliare. Mi fa mangiare la, la pasta di cane in mezzo al pavimento. Cioè, come un cane, porco Diaz. Cioè, questo per farvi capire che il mondo, diciamo, che eh, tanto si ostenta anche in Italia, è un mondo fatto. Eh, di persone misere che, così come tu non hai dignità con gli altri, magari poi gli altri non ce l'hanno con te quelli che magari stanno più in alto quindi questa è una cosa che ho sempre odiato del mondo diciamo della delinquenza il fatto che tu magari potevi farti il fenomeno in giro con quelli fuori dal giro e poi però magari con, davanti a certe persone dovevi comunque stare zitto e mangiare la voglia perché comunque erano più grosse di te questa è una cosa che io non ho mai accettato infatti sono sempre stato diciamo un cane sciolto nell'ambiente ma questo è un altro discorso e, tutto il giorno digli di girare il blocco finché il tuo migliore amico non si sdraia cioè, quando vedi il tuo migliore amico morire perché qui comunque si parla di, di, di ghetti americani, si parla di situazioni al limite, al margine, dove veramente tu hai 15 anni e ti ritrovi in galera per tutta la vita per un errore che hai fatto. E quindi cioè, è giusto anche eh, parlare di questa roba in questo modo perché in altri paesi accade in maniera differente. La criminalità è ovunque, però, ogni paese, ogni città, ogni luogo ha il suo modo di gestirla. E diciamo che se, se nasci come persona di colore in certi ghetti, in certe zone, è difficile. Che poi ne esci, soprattutto se sei in quelle zone di Chicago, che insomma non è proprio certe zone di Chicago, non sono proprio il top, no? Non a caso ci hanno girato Shimless. <ride> Adoro Shimless. Vabbè, comunque, a parte questo, la canzone è veramente forte, è veramente di altissimo livello. Ma soprattutto, ragazzi, al di là di quello che, che viene detto. Eh, anche da The Kid Lerol al ritornello che ti fa un ritornello veramente della madonna scarafaggi nella culla mamma drogata cioè ti porta queste immagini macabre tristi pesanti al di là di questo è il flow è il flusso come ho già detto qualche podcast fa è il flusso che fa la differenza è sentire certe voci è sentire il cuore di questi personaggi che solo attraverso il modo in cui lo rappi può arrivare è l'interpretazione è la magia è il teatro del rap è veramente è lì che si capisce non solo che quello che stai dicendo è vero, ma che lo senti dentro e quanto è forte la tua esigenza.